Io avevo quattro fratelli, però il più piccolo è nato il 25 agosto del 44. E per la guerra siamo partiti tutti assieme, con i miei genitori, con tutti. Quando siamo stati noi avevamo fatto il rifugio laggiù all'acqua della valle. Sottoterra c'erano tre gradini per andare giù sotto. E siamo stati lì finché la mia mamma ha partorito sto bambino. E un giorno è passato un carro armato sopra che ci ha chiuso la bocca del rifugio. Eravamo tutti dentro. E sto fratellino piccolino, tutta la terra negli occhi, tutto, il mio babbo è riuscito a aprire il rifugio a fuori tutti i mani, così. E siamo partiti, siamo andati. Dice, qui bisogna andare via perché non si può stare più, arrivano le granate, non si può stare più. Siamo andati su verso San Clemente, perché un mio cugino lì nel rifugio del Rio era stato ferito per cercare lui che l'avevano portato via. Abbiamo attraversato San Clemente e siamo stati tutti negli ospedali da campo, però non l'abbiamo trovato. E allora abbiamo attraversato tutta la guerra con questi bambini piccoli. A un certo punto il mio zio si è ammalato. La mia zia e il mio babbo ha detto, dice, fate come volete, adesso è sempre stata con la zia. E io ho detto, io la zia non l'abbandono, e sto con la zia. E lui è andato via con gli altri tre figli. Però lui ha camminato, ha attraversato San Giovanni Marignano. E noi invece siamo rimasti lì a Sant'Andrea, che c'era una famiglia di graziosi, che ci dicevano, che avevano il deposito agli americani di farina, avevano il magazzino dove avevano tutto da mangiare praticamente, avevano le mucche e noi la mattina ci davano sempre da mangiare, ci davano il formaggio, la fame non l'abbiamo patita perché loro facevano il pane così. Sì, che un giorno abbiamo deciso di andare a cercare i miei, perché dico voglio andare a trovare anche i miei fratelli, i miei genitori. Molti di San Savino erano tutti rifugiati nelle grotte qui. Chi aveva i bambini piccoli, chi aveva... Noi dico pure non siamo andati per niente nelle grotte lì, perché lì si girava sotto nelle grotte una volta. In quelle grotte lì si girava. Lì un bel po' si sono salvati. E dopo di lì sono partiti per San Marino. Invece noi siamo andati dalla parte di qua. Piano piano siamo tornati giù ancora lì alle fonti dell'acqua della valle, lì dove avevamo il rifugio. C'era un rio lì in mezzo e lì avevano parcheggiato dei cavalli. E non so io cos'erano, se erano indiani, però avevano dei cavalli che avevano dei zamponi così. Mamma mia, la paura con quei cavalli. Quando urlavano lì che si vede che fra di loro anche avevano i suoi cosi. E noi li sentivamo da casa, Madonna, senti Nitico, non andiamo su oggi, perché oggi Nitico, dopo se ci sgridano anche noi. E allora, però loro cercavano le mamme, loro cercavano mamme, cercavano le donne. C'era mio babbo col fucile alla finestra, uno con la forca alla porta, perché venivano giù, volevano buttare giù la porta. E noi bambini che urlavamo tutti, perché la paura avevamo di queste persone. E dopo un po' abbiamo deciso di, quando questi sono andati via, abbiamo deciso di venire a casa. Quando andavamo giù al rifugio, qui dove c'è la piazza adesso, che era chiamato Campon a Spalletta, per andare giù, io non passavo, bisogna passare, come giocare quando si gioca a campanella, per non passare sopra la gamba del morto, il teschio, hai capito da quanti morti c'erano giù in quel campo lì. E io in questo campo qui sono stata non so quanti anni senza passarci più, perché mi sembrava di vedere sempre quelle persone, o un piede o un braccio. Però ogni tanto quando passo mi viene sempre da pensare che è morto il babbo di una mia amica lì. Il fratello si era bruciato e coso lì, marito da Silvia, tutto a pezzi.
a vedere tutta quella gente così, dai, ti rimane impresso ai bambini. Io dico che è una roba brutta. Quando la vedo in televisione cambio, non ho il coraggio di guardare, perché mi sembra di rivedere anche quei soldati, mi viene in mente tutto quello che abbiamo visto, che siamo passati noi, non riesco a vederlo, è più forte di me. Forse mi è rimasto dopo quel magone lì, e capito, cerchi di reagire perché ormai è passato tutto, però quando la vedo alla televisione che fanno vedere quelle guerre,